Gesù che è morto in croce, alla fine ogni volta, ogni giorno, che cosa ci racconta? Dai, dai, dona, dona con gioia. Padre Pio che cosa ha fatto? Non è stato lì a lamentarsi, a leccarsi le sue ferite, tutti i tradimenti, tutte le situazioni che ha vissuto, ha donato, ha pregato, ha abbracciato tutti coloro che venivano qui, coloro che se lo meritavano e anche quelli che non se lo meritavano. Lo so, è difficile, ma nella logica del Vangelo questa prospettiva, questo panorama è inevitabile. Allora chiediamo al Signore questa grazia anche noi che siamo qui dinanzi a Lui, anche noi vogliamo acquisire questa forza, questa possibilità di andare al di là del dovuto, di quello che noi riteniamo il dovuto. E in questo, vedete, mi viene in mente un'espressione di Madre Teresa. Tutti noi sappiamo che cosa ha fatto e che cosa è stata Madre Teresa, no? E lei diceva, c'era un'espressione famosa, tutto quello che non mi serve in termini di dono, sappiamo appunto, no, quello che... Tutto quello che non mi serve mi pesa. Noi talvolta accumuliamo delle cose e non sappiamo neanche noi perché, semplicemente per esibire chissà che cosa. Ecco, forse noi dovremmo ereditare anche questo tutto ciò che non ci, che non possiamo utilizzare, perdonare, alla fine ci schiaccia. Per certi versi ci sottopone quasi ad una tomba, alla morte stessa. E allora vogliamo sperimentare, proprio in questo luogo, intorno all'altare, dinanzi alle spoglie mortali di San Pio, questo profumo di resurrezione, questa libertà nel donare tutto quello che abbiamo ricevuto. In questo sperimenteremo certamente, già in anticipo, la gioia del Paradiso.